Sì, buongiorno a tutti. Perdonate l'ambiente che un po' è diverso da quello che forse qualcuno ha visto su Facebook. In anteprima avevo fatto una bella foto all'aperto, soltanto che oggi la temperatura non lo consente. Quindi siamo al chiuso. Speriamo che dalla prossima settimana ci sia bel tempo, anche perché abbiamo un po' bisogno di stare tutti all'aria aperta in questi giorni, no? Allora, riprendiamo un pochino il discorso che avevamo iniziato la precedente ancora lezione in cui ci sono stato io, e cerchiamo come al solito di portare attenzione al movimento e a quello che stiamo facendo. Può sembrare una banalità, per favore disattiviamo i microfoni perché sento ancora qualcuno parlare. Scendete in basso a sinistra con il mouse e cliccate su muta microfono e disattivate anche il video, per favore, così che la connessione dati sia più veloce. Allora, dicevo, la scorsa volta abbiamo parlato di portare uno stato di attenzione nel nostro corpo quando facciamo attività motoria, ma anche quando ci muoviamo durante la giornata, nella nostra routine quotidiana. Questo può sembrare un consiglio banale o comunque un aspetto più o meno irrilevante, in realtà non lo è. E non lo è da un punto di vista proprio energetico, parlo propriamente di energia fisica, della nostra energia fisica che utilizziamo durante il giorno, in quanto la gran parte della giornata, anche se molti magari non se ne accorgono o semplicemente non ci facciamo caso, quindi un'attenzione solo per i più curiosi, siamo sempre sballottolati, per così dire, da un punto di vista mentale, tra quelle che sono tutte le anticipazioni future e quelle che sono tutti i nostri ricordi passati. Questa è la nostra abitudine, diciamo, mentale. Siamo sempre sballottolati tra il futuro e il passato. Ci creiamo preoccupazioni, quello che dobbiamo fare dopo, quello che dobbiamo fare tra 5 minuti, tra 10 minuti, o rimuginiamo sul passato, quello che è successo, la conversazione che ho avuto con quella persona, fino a ricordi antichi. Questo è perfettamente normale, ci aiuta a programmare il futuro, ad organizzarci, a prevedere, ad essere cauti anche per le azioni, diciamo, esterne a noi. Quello che però succede è che passando la maggior parte del tempo in questa bivalenza, no, tra il futuro e il passato, noi siamo letteralmente, la nostra mente è letteralmente divisa, viene strappata in due parti e consumiamo tantissima energia. Riuscire ad essere il più possibile nel qui e ora, nel momento presente, oltre ad avere tanti effetti benefici di cui oggi magari non è sede di parlare, è un grandissimo sistema di risparmio energetico. Quando noi siamo nel qui e ora, siamo concentrati nel presente, il nostro corpo tende ad essere in equilibrio. Quindi, come abbiamo visto l'altra volta e ripetiamo oggi, vediamo come l'aspetto mentale e l'aspetto fisico del nostro corpo siano strettamente correlati. E sono correlati, come vedremo poi magari nella parte finale, sono correlati anche all'aspetto propriamente neurologico, all'aspetto neuronale, in quanto per quanto riguarda la malattia di Parkinson noi conosciamo la dopamina, che è un neurotrasmettitore importante ed è anche il neurotrasmettitore che è legato alla nostra volontà di iniziare a fare un'azione e quindi anche alla nostra volontà e capacità di scelta, di decidere, di comandare, di essere presenti appunto qui e ora. La dopamina, legatamente alla serotonina e legatamente anche alla noradrenalina, creano un sistema che influisce anche a livello ormonale, che è il sistema che ci dà anche un profondo equilibrio da un punto di vista psico-fisico. Quindi questi tre trasmettitori, tra cui la dopamina di cui parleremo, come vediamo, sono molto importanti per questo aspetto. Poi nella seconda parte della sessione di oggi, nella parte finale, oltre che, Cristian, magari lo anticipiamo, abbiamo deciso di dare un piccolo spazio, quindi ci dilungheremo un po' di più per far sì che possiate fare qualche domanda, possiamo rispondere a qualche domanda, sia in chat, vedremo anche di rispondere con domande audio. Parleremo anche propriamente di un po' il funzionamento e come risponde la nostra dopamina all'interno del nostro corpo, in maniera molto sintetica e semplice, perché cerchiamo sempre di usare le parole semplici. Ok, adesso iniziamo con i soliti esercizi di base, quindi posizione di base, ci sediamo sul bordo della sedia, quindi scivoliamo con il sedere verso il bordo della sedia, ginocchia a 90 gradi, mani sulle ginocchia, schiena dritta, e iniziamo facendo un
piccolissimo esercizio di attenzione. Quindi poggiate il telefono, il tablet, da dove mi state osservando, non lo so, poggiate in modo che possiate vedere chiaramente, però per qualche minuto, qualche secondo all'inizio, manteniamo questa posizione e facciamo un piccolo esercizio di attenzione. Scegliete un punto di fronte a voi, un punto che non sia lo schermo, è un punto immobile possibilmente, quindi non niente di dinamico. Manteniamo questa postura con la schiena dritta e senza muoverci, rimanendo immobili, portiamo l'attenzione, quindi come potremmo dire concentriamoci o semplicemente notiamo, accorgiamoci del contatto dei nostri piedi con la pianta, del contatto della nostra pianta dei piedi con il pavimento. Notiamo quella sensazione di appoggio, sentiamo i piedi che poggiano sul pavimento senza cambiare niente, senza cercare di aumentare la pressione o diminuire la pressione. Immobili, dobbiamo solo notare, dobbiamo solo accorgerci di alcune sensazioni, di quello che il nostro corpo sente. Sentiamo bene la pianta dei piedi che poggia a terra. Sentiamo bene anche il peso del nostro corpo che pesa appunto sulla sedia, quindi i punti di contatto come i glutei o le cosce. Sentiamo l'appoggio delle mani sulle nostre gambe. Semplicemente accorgiamoci di queste sensazioni, presenti senza muoverci. Portiamo attenzione anche alla postura, alla colonna vertebrale. Chi lo sente necessario può anche chiudere gli occhi per sentire più profondamente. E giusto per pochi secondi adesso, portiamo l'attenzione al nostro respiro, senza respirare in nessun modo speciale o particolare, semplicemente accorgiamoci di come il nostro corpo spontaneamente e autonomamente respira. Possiamo avvertire un movimento di salita e di discesa a livello dell'addome o a livello del petto. Ascoltiamo 5 respiri al massimo. Seguiamo il movimento in cui l'addome si gonfia, in cui l'addome si sgonfia. Chi aveva gli occhi chiusi adesso li può aprire. Rilassiamo le braccia lungo i fianchi. Sciogliamo le braccia, inspiriamo, espiriamo, sollevando le braccia in questo modo. In, ex. Questo è stato un esempio di esercizio di concentrazione, mindfulness si chiama oggi, meditazione, training autogeno, tanti nomi. Quello che conta è che è un principio di esercizio che ci aiuta a portare l'attenzione dentro di noi, al centro. E quindi nel momento presente, nel qui e ora, più tempo noi siamo in grado di essere presenti in questo momento, più il nostro corpo tende a porsi in equilibrio tra la mente, il corpo e quindi anche a livello viscerale, a livello muscolare, tutto si mette in ordine, in misura di quanto noi siamo in grado di essere a contatto proprio con quello che sentiamo. Quindi facciamo questo esercizio magari
a casa quando chiuderemo questa sessione per il resto della giornata. Proviamo ad accorgerci quanto tempo durante il giorno siamo in realtà presenti a noi stessi. Siamo qui concentrati su quello che stiamo facendo, veramente su quello che stiamo facendo, e non sballottolati sul futuro e sul passato. Ogni volta che ve ne accorgete, poi la prossima volta magari mi date un feedback e mi dite quanto tempo vi siete ritrovati nel momento presente durante il giorno. Ok, passiamo adesso all'aspetto un po' più motorio, appunto, e iniziamo riscaldando la parte più importante del nostro corpo per quanto riguarda l'equilibrio, che è il tronco. Quindi inspiriamo, stendiamo in alto le braccia, guardiamo verso il soffitto, espiriamo e andiamo giù. Lo facciamo 5 volte, inspiriamo, espiriamo. Braccia tese, schiena dritta, posizione di base. Inspiriamo, guardo su, espiriamo. Inspiriamo, guardo su, espiriamo. Stendo le braccia di fronte a me. Cerchiamo di mantenere una distanza dal computer, dal telefono, dal dispositivo da cui mi state guardando, in modo da poter avere una postura indipendente. Non dovete quindi stare inclinati verso il computer. Braccia tese, chiudo e apro le mani rapidamente. Chiudo e apro le mani. Assicuriamoci di raggiungere la massima escursione nell'estensione delle dita e nella chiusura dei pugni. Chiudo e apro rapidamente e lascio giù, cadere. Sciolgo le braccia. Questo movimento di scioglimento posso farlo con gli avambracci o posso farlo con le spalle. Christian, leggo in lontananza qualche messaggio, quindi se c'è qualche comunicazione, qualche domanda, magari fammela ad alta voce così che posso rispondere. Adesso. No, sono io che sto scrivendo. Ah, ok, perfetto. Adesso, proprio legatamente alla nostra capacità di essere consapevoli e attenti al nostro corpo, iniziamo a lavorare articolazione per articolazione. Quindi con la schiena dritta facciamo delle lente oscillazioni in avanti e indietro, portando attenzione a ogni centimetro di sensazione. So che può essere un po' stressante, può essere un po' noioso all'inizio questo tipo di esercizio, ma vi assicuro che una volta che vi siete abituati a mantenere attenzione al vostro corpo, i benefici sono veramente grandissimi. Vado avanti e torno indietro. Abbiamo già fatto l'ultima volta questo esercizio, vado avanti e torno indietro. Avanti e indietro. Ci portiamo adesso sul bordo della sedia, piedi sempre paralleli, mani sulle ginocchia, ruotiamo le dita verso l'interno. Quindi da questa posizione, non so se magari mi puoi inquadrare nell'altra telecamera, da questa posizione ruoto con le dita all'interno, in questo modo, esattamente, da qui a qui. Quindi i gomiti vanno verso fuori. Allargo di più i piedi, maggiormente i piedi, schiena in avanti e inizio a fare dei cerchi, in questo modo. Faccio dei grandi e ampi cerchi con il tronco, mantenendo la testa dritta. Cerco di raggiungere bene tutte le direzioni. Cambio dall'altro lato. Creiamo uno spazio attorno a noi, non ci mettiamo vicino alla scrivania, attaccati alla scrivania. Creiamo un piccolo ambiente attorno a noi, in modo da poter stare comodi e sicuri. Cambio lato. E ancora cambio lato, ognuno con la sua velocità, non è importante farlo velocemente, questi tipi di esercizi non è importante farli velocemente. Cambio,
e torno piano al centro. Mi riposiziono, posizione di base, se devi cambiare telecamera. Ok. Testa, questi sono esercizi che ripeteremo sempre ovviamente. Giù e su. Andiamo giù, mento che tocca verso il petto, sguardo verso il soffitto. Uniamo qui la respirazione che è molto importante, quindi inspiro mentre vado verso l'alto, sempre inspiro dal naso, espiro mentre vado verso il basso. In, ex. L'inspirazione sempre dal naso, l'espirazione sempre dalla bocca. Mentre vado in alto, lascio che la bocca si apra, inspirando dal naso. In. Ex. In. Ex. Torno al centro. Rotazione. Inspiro quando sono al centro, in. Espirando, ruoto da un lato. Posso mantenere un paio di secondi. Dopo ancora inspiro, tornando al centro, dal naso. Espiro, ruotando dall'altro lato, con la bocca. Inspiro, tornando al centro. Espiro, rotando. Come se la rotazione mi svuotasse d'aria. In. Ex. Ultime due volte. Inspiro. Espiro, fluido, morbido, lento. E l'ultima volta, dall'ultimo lato, in. Ex. Torno al centro. Attenzione quando facciamo questi esercizi, lo dico per esperienza perché capita spesso, lo fanno in molti, di fare esercizi di lateralità, come ad esempio questo, e mantenere lo sguardo verso di me, nel mio caso, in questo caso verso lo schermo. Quando avete compreso l'esercizio, svolgetelo per conto vostro. Se l'esercizio è fare questo, non ho più bisogno di guardare, di starlo facendo bene. Ho capito che inspiro al centro ed espiro rotando da un lato. Può sembrare molto banale, ma in realtà è importante perché gli occhi e il corpo, ne parleremo la prossima volta, sono strettamente collegati. Infatti si dice il corpo va dove vanno gli occhi ed è il motivo fondamentale per cui, secondo anche questo secondo uno studio, è stato notato che dopo il primo evento di caduta, soprattutto dopo una certa età nella persona anziana, si tende a cadere molto più facilmente dopo che si è già caduti una volta. E questo aspetto, più che chiaramente legato all'eventuale danno che può aver fatto la prima caduta, che spesso può andare bene, spesso può andare male, è legato al fatto della paura che si crea di cadere una seconda volta. Normale. Nel momento in cui io ho paura di cadere una seconda volta, che cosa faccio? Guarderò sempre verso terra. L'osservazione verso terra condurrà il mio corpo a cadere con molta più probabilità. Questo è un aspetto molto importante, quindi sempre quando si cammina, quando si fanno gli esercizi, sguardo di fronte a sé, sguardo verso dove si sta andando. Di questo approfondiremo la prossima volta, perché se io poi rischio di dilungarmi troppo, come spesso accade. Ok, adesso ci mettiamo in piedi. Quindi ricordiamo, per metterci in piedi facciamo due o tre oscillazioni, mani sulle ginocchia, alla terza o alla quarta o alla quinta oscillazione ci diamo una spinta verso avanti in cui stacchiamo il sedere dalla sedia. E poi spingiamo il bacino in avanti. Ci posizioniamo lateralmente alla sedia, come al solito. Quindi posizioniamo la sedia alla nostra destra o alla nostra sinistra, possiamo iniziare da entrambi i lati. Ci
c'è un piccolo controllo. Ok. Benissimo. Schiena dritta. Schiena dritta. Mano di sicurezza sulla sedia. Sposto il peso sulla gamba vicina alla sedia e stacco un piede, spostando la gamba in avanti. Christian, se vuoi darmi l'altra inquadratura, forse è meglio. Porto il piede in questo modo, di fronte a me. Mi tengo sempre alla sedia, mi mantengo sempre alla sedia e inizio a fare delle rotazioni con la caviglia. Ruoto da un lato, lentamente. Il piede staccato da terra. Lentamente, ruoto da un lato, la gamba è tesa, il piede è staccato da terra, cambio, ruoto dall'altro lato. Devo cambiare il colore delle scarpe perché si mimetizzano con il pavimento. Devo prendere delle scarpe fluorescenti, un colore più distinto. Lentamente, da un lato e dall'altro. Di fronte alla fotocamera. Così. Sì. Esatto, sì, perfetto. Un po' più a sinistra tua. Ok, così sei perfetto, sì. Ruoto in un senso e nell'altro senso. Più lentamente facciamo gli esercizi, più siamo costretti a portare attenzione a quello che facciamo, al movimento. Il movimento diventa più fine, il numero di fibre nervose aumenta, migliora la plasticità neuronale e noi prendiamo, come dicevamo all'inizio, più consapevolezza e contatto con il nostro corpo. E stop, torno giù, sentiremo un po' di fatica alla gamba, è perfettamente normale, possiamo sciogliere. Se sentite dolore, fate meno. Bisogna permettere al corpo di abituarsi, tutto questo diventerà pian piano sempre più complesso per chi ci seguirà. È importante che facciate sempre, seguiate sempre queste sessioni. Potete, se volete, chi se la sente, ripetere la sessione anche nel pomeriggio, dato che sono registrate, le trovate come diretta su Facebook, sulla nostra pagina Rigenera APS. Quindi chi ne sentisse la necessità può ripetere la sessione in serata. E adesso con l'altra gamba. Stendo la gamba di fronte a me, mi metto così, forse è meglio, no? Si vede meglio? Se ti metti di fronte... Ok. Perfetto. Stendo la gamba di fronte a me, mi tengo alla sedia, la gamba è tesa. Rotazione lentamente. Lentamente, rotazione, cambio. Lentamente. Chi ha difficoltà a fare i cerchi in questo esercizio può anche solo stendere e flettere la pianta in questo modo. Chi ce la fa può continuare con i cerchi. Cambio. E giù. Sciolgo anche questa gamba. Bene. Mantenendo questa posizione, in questo modo, faccio questo lavoro qui. Sollevo il ginocchio, piego il ginocchio, stendo la gamba. Piego il ginocchio fino al massimo, cerco di portare il tallone verso il gluteo, stendo la gamba. Sollevo, piego, stendo la gamba. Sollevo, piego, stendo la gamba. Cambio. Con l'altra gamba. Sollevo, piego, stendo la gamba. E un piccolo calcetto che diamo. Stendo la gamba. Piego, cerco di portare il tallone verso il gluteo, non toccherà ovviamente, stendo la gamba. Sollevo, piego, stendo la gamba, ultima volta, sollevo, piego, stendo la gamba. Benissimo, adesso riprendiamo gli esercizi che abbiamo fatto la volta scorsa. So che purtroppo in questo momento non vedete la mia faccia perché sono da un'altra telecamera, però in realtà dovremmo rimanere qui perché ci sono gli esercizi sul passo, quindi sulla rieducazione del passo. Allora, sempre ci posizioniamo in sicurezza, in questo modo.
Quindi posizioniamo un oggetto vicino a noi, una sedia, come abbiamo fatto finora. Creiamo una distanza dei nostri piedi approssimativamente quanto le nostre anche o quanto le nostre spalle. E facciamo un passo avanti, un passo normale, senza continuare a camminare. Christian, si vede tutto? Puoi inquadrare i piedi, magari? Sì, ti metto l'altra telecamera perché l'altra, sì, sì. Permette di farlo vedere bene. Ok, c'è un fascio di luce. La testa, però è Fabrizio che vi parla, non sono i suoi piedi, quindi. Parlo con la testa, non con i piedi. La luce non dà fastidio, vero? Si vede? No, si vede, si vede. Ok, ok, no, perché vedo un fascio di luce. Ok, allora faccio un passo avanti con una gamba, riprendiamo l'esercizio dell'altra volta, sposto il peso su una gamba e stacco il tallone della gamba posteriore. Sposto il peso sulla gamba posteriore, sollevo la punta della gamba davanti, del piede della gamba davanti. Quindi più lentamente. Sposto il peso sulla gamba davanti, il tallone di dietro si stacca. Sposto il peso sulla gamba di dietro, la punta davanti si solleva. Come se stessimo iniziando il passo, ma non lo facciamo. Facciamo come un registratore. Andiamo avanti e poi torniamo indietro. Ripetiamo questo movimento lentamente più volte. Le spalle sono rivolte e il petto e il busto è rivolto verso dove stiamo andando. Quindi anche lo sguardo di fronte a me, schiena dritta. Sposto il peso sulla gamba davanti, stacco il tallone di dietro, sposto il peso sulla gamba di dietro, stacco la punta davanti. Ancora più lentamente, vediamo. Uno. E due. Uno. Come starete notando, più lentamente si fanno questi esercizi, più diventano difficili. E molte volte dovremo ripeterli. Come dicevano i latini, repetita iuvant. Così che possano imprimersi meglio e darvi più sicurezza e stabilità. Ok, adesso aggiungiamo il movimento delle braccia. Quando vado indietro, stendo il braccio opposto, in questo modo. Lo faccio un po' più giù in modo che si veda. Quindi se la mia gamba sinistra è avanti, ok, io sono sul peso con la gamba di dietro, con il peso sulla gamba destra, stendo il braccio destro. Quando sposto il peso sulla gamba davanti, stendo il braccio sinistro. Mi spiego meglio, quindi stendo il braccio dove si trova il peso. Se adesso il peso si trova sulla gamba destra, stendo il braccio destro. Se il peso adesso si trova sulla gamba sinistra, stendo il braccio sinistro. Non lo stendo in alto, non lo stendo in basso, lo stendo qui, 45 gradi. Quindi peso sulla destra, braccio destro avanti, peso sulla sinistra, braccio sinistro avanti. E continuo. Uno, due. Uno, due. Il braccio è morbido. Uno, due. Uno, due. Uno, due. E stop. Torno al centro. Cambio posizione in modo da poterlo fare con l'altra gamba. Adesso abbiamo fatto un passo avanti con la sinistra, adesso faremo il passo avanti con la destra. Quindi, sempre posizione di sicurezza, piedi paralleli. Faccio un passo. Stacco il tallone di dietro e sposto il peso sulla gamba davanti. Lentamente cambio, peso sulla gamba di dietro, sollevo la punta del piede davanti. Purtroppo la prospettiva della telecamera può forse un po' falsare le distanze. Fabri, forse se ti distanza metti completamente di lato si riesce a completamente vedere. Completamente di lato, ok. Perfetto, vai. Ok. Va bene? Ok. Peso sì. Sulla gamba di dietro, punta davanti sollevata. Peso sulla gamba davanti, tallone posteriore sollevato. Ripeto questo esercizio, mi abituo al movimento. Adesso passeremo subito ad aggiungere le braccia.
peso sulla gamba davanti, lentamente peso sulla gamba di dietro, lentamente peso sulla gamba davanti, lentamente peso sulla gamba di dietro. Uno, due. Ok, uno. Uniamo le braccia adesso. Peso sulla gamba sinistra, nel mio caso, braccio sinistro avanti. Ripeto, non di fronte a voi, a 45 gradi. Questi sono 0 gradi, 90 gradi, 45 gradi, a metà. Quindi 1, 2. 1, 2. Il braccio non deve essere completamente teso, può essere rilassato. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La prossima volta uniremo anche la respirazione. 1, 2, 1, 2. 1 e l'ultimo, stop. Ci posizioniamo nuovamente al centro e se il tempo ce lo permette facciamo l'ultimo esercizio. Ah, forse no, sono... Cristian, mi dai l'ora che non riesco a vederla. Qui. Avremmo terminato, Fabri, però se vuoi okay. Un esercizio puoi inserire. Sì, questo ci teniamo a farlo, quindi lo facciamo. O fianco sinistro, insomma, scegliamo un lato, potete anche mettervi di specchio a me. Molta concentrazione per questo esercizio, molta attenzione. Non abbiate troppo spazio dalla parete posteriore, dovete avere un po' di spazio avanti, al lato e posteriormente. Piedi sempre paralleli, non unite i piedi, non incrociate i piedi, non piegate e unite le ginocchia. Tutto deve essere libero e simmetrico. Quindi piedi paralleli, punte appena verso l'esterno. Mano di sicurezza sulla sedia, mi metto un po' più così perché in questo caso Cristian, dammi l'altra telecamera, forse lo richiede, ecco qui, ok. Adesso sollevo la gamba opposta a quella adiacente alla sedia, quindi il peso è sulla gamba del lato della sedia, sollevo la gamba opposta, tocco con la punta qualche centimetro di fronte a me. La gamba è tesa. Spero si veda bene dalla telecamera. Sollevo di nuovo. Tocco con la punta lateralmente. La gamba è tesa. Sollevo di nuovo. Tocco con la punta posteriormente. Quindi lo ripeto. Gamba sollevata verso l'alto. Devo toccare i tre punti di fronte, al lato e posteriormente con la punta del piede. Stendo la gamba, tocco avanti con la punta, più avanti che posso. Su di nuovo, stendo lateralmente, tocco al lato con la punta, più al lato che posso. Su di nuovo, stendo posteriormente, tocco indietro con la punta, più indietro che posso. È un po' faticoso per qualcuno, sicuramente, lo ripetiamo solo una volta. Su, punto avanti, tocco, senza spostare il peso sulla gamba davanti. Il peso rimane sempre sulla gamba al fianco della sedia. Di nuovo sollevo la gamba, punta lateralmente, di nuovo sollevo la gamba, punta posteriormente. L'ultima volta, sulla gamba, punta anteriormente, sulla gamba, punta lateralmente, sulla gamba, punta posteriormente. E torno al centro. Sentirete un po' di affaticamento sulla gamba su cui avete tenuto il peso, se avete fatto bene l'esercizio, quindi sciogliete, come sempre. Cambio lato, mettetevi nell'altro senso, io faccio il cambio di sedia. Quindi se prima la sedia era alla vostra sinistra, adesso alla vostra destra e viceversa. Stesso discorso. Piedi paralleli, peso sulla gamba adiacente alla sedia.
sollevo l'altra gamba, possibilmente piede a martello, punta, stendo di fronte a me, sollevo, punta, stendo al mio fianco, sollevo, punta, stendo posteriormente, ancora, su, stendo di fronte a me, tocco con la punta, senza spostare il peso, lateralmente, su, posteriormente, un po' più lento, su col ginocchio, piede a martello quando andiamo su, stendo tutto di fronte a me, allungo il piede, tocco con la punta, su, lateralmente, su, posteriormente, e l'ultima volta, su, io dico sempre l'ultima volta così facciamo una serie in più, uno, su, due, su, tre, e su, e torniamo a posto, sciogliamo le gambe, schiena dritta, inspiriamo aprendo le braccia, espiriamo scendendo con le braccia, inspiro, apro le braccia sulla testa, trattengo, espiro dalla bocca, inspiro, trattengo, espiro. E stop. La sessione di oggi per quanto riguarda l'esercizio è terminata. Come vi abbiamo accennato all'inizio, adesso dedicheremo tra poco, perché dovrò concludere un attimo un aspetto molto importante, un piccolo spazio per le domande. Nel frattempo ci tengo a mostrarvi, riprendendo appunto il discorso che abbiamo fatto ieri. Ieri il mio collega Christian vi ha iniziato a mostrare alcuni studi, tra cui quelli proprio del trattamento riabilitativo appunto intensivo, cui facevamo riferimento. E adesso vi faccio, per quanto riguarda l'importanza appunto dell'attività aerobica, come dicevamo ieri, abbiamo visto come l'attività aerobica produce una, è stato dimostrato che produce endogenamente, se c'è nella produzione di dopamina. Quindi con un'attività fisica aerobica è possibile appunto sostituire la dopamina che noi assumiamo farmacologicamente con la dopamina molto più sana prodotta endogenamente. Allora, adesso, sì, Christian, mi devi abilitare la condivisione dello schermo, perché non so perché è disabilitata, così che posso far vedere lo studio che abbiamo preso in considerazione. Vedi se funziona. Sì. No, host ha disabilitato la, lo screen sharing, mi dice, quindi... Ah, eccolo. Adesso dovrebbe andare. Prova. Vediamo. Ok, perfetto. Allora, dovreste essere in grado di vedere tutti? Spero di sì. Sì, si vede. Ok, benissimo. Questo è il secondo studio, perché tu, Cristian, hai fatto riferimento a questo. Da... No, aspetta un attimo che dovrei averlo, spero di non averlo perso. Eccolo qui. Si vede a due pagine, adesso vediamo se... Quello di destra. Pagina singola, eccolo qua, perfetto. Allora, questo è lo studio a cui facevamo riferimento ieri, come abbiamo visto, l'attività di tipo aerobica. State tranquilli, non entrerò nel dettaglio dello studio, voglio soltanto darvi dei riferimenti per ricordare che cosa stavamo dicendo, quali sono gli aspetti importanti della riabilitazione motore. Detto in poche parole... Abbiamo visto come l'attività motoria, in particolar modo quella aerobica, è molto collegata, qui leggerete, alla crescita, questo è un acronimo che rappresenta propriamente un fattore di crescita neuronale praticamente. Quindi è un po' correlato col fenomeno di plasticità a cui stavamo facendo riferimento qualche giornata fa, ed è un'ulteriore conferma di quello che dicevamo legatamente alla al beneficio che l'attività aerobica ha da un punto di vista quindi di crescita neuronale. Vi dico questo e vi faccio vedere anche il primo studio, che è quello di cui accennavamo l'ultima volta, il trattamento di tipo intensivo. Questo è lo studio effettuato
in primis dal dottor Giuseppe Frazzitta, su cui noi chiaramente ci siamo anche, che noi abbiamo anche elaborato presso la nostra associazione, ed è propriamente un trattamento riabilitativo di tipo intensivo. È un trattamento, non voglio entrare nel dettaglio, che è durato chiaramente 2 anni, è stato randomizzato, quindi ha preso un gruppo di pazienti che sono stati sottoposti a questo trattamento, che comprendeva fisioterapia praticamente tutto il giorno, dalla mattina alla sera, per 30, 35, 40 giorni, e l'aspetto di logopedia, la terapia occupazionale. Questa era infatti la caratteristica della multidisciplinarietà. Non è ancora finita qui. Un'altra conferma dell'attività fisica, in quel caso era un rapporto più sanitario, un rapporto più di trattamento riabilitativo intensivo, qui parliamo di attività fisica in generale. Questo studio dice appunto l'attività fisica è il rischio della malattia di Parkinson in un gruppo svedese, appunto, della nazione svedese. E qui va ancora una volta a dimostrare su larga scala, questo è uno studio un po' più grande, come l'attività fisica non solo fa bene nella malattia di Parkinson, ma è anche un fattore di grossa prevenzione per la malattia di Parkinson, e non solo per la malattia di Parkinson. Ancora una volta, questo è lo studio che avete visto ieri con Christian, legatamente alla regolarità dell'esercizio fisico, alla qualità, alla mobilità nella malattia di Parkinson, è stato dimostrato anche qui lo stesso elemento. Ancora una volta, questo invece è uno studio che invece fa riferimento a quelli che sono i fattori predittivi, cioè come c'è appunto ben scritto, dello sviluppo della discinesia indotta dal levodopa. E questo, diciamo, è l'elemento centrale. Quello che dicevo all'inizio di questa lezione è propriamente quella correlazione a cui stavo facendo riferimento tra la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, tutto quello che è prodotto endogenamente da parte nostra. Quindi la dopamina è prodotta endogenamente da parte nostra, fa parte di una, diciamo, un sistema di ordine, di armonia all'interno del nostro corpo, che è molto vasto e che quindi agisce su tantissimi piani del nostro organismo, non soltanto quello nervoso, ma anche quello ormonale, quello viscerale, quello psicologico, quello psicosomatico. Ecco perché assumere la dopamina da un punto di vista, o meglio, un eccesso di assunzione di dopamina farmacologica non sarà mai la stessa cosa della produzione endogena di dopamina. E la produzione endogena di dopamina è una cosa tanto naturale quanto lo è la nostra vita in generale. Voi pensate, il classico giocatore di calcio, no? Che durante la partita scarta il primo avversario, poi scarta il secondo, arriva di fronte alla porta, tira e fa gol. La soddisfazione da un punto di vista psicologico crea una forte produzione di dopamina. La dopamina è anche quella che ci dà la forza di alzarci la mattina, quella che ci fa venire voglia di andare a trovare una persona, quella che ci dà proprio la voglia di muoverci. Quindi pensare che sia la stessa cosa, chiaramente, l'assunzione di dopamina tramite la levodopa e la produzione endogena di dopamina, chiaramente non corrisponde alla realtà. La dopamina, come vi dicevo all'inizio, è un neurotrasmettitore legato alla volontà, legato all'iniziazione, all'inizio appunto del movimento, alla programmazione e all'azione del movimento. Tutto quello che è legato alla volontà è un po' legato, vedo una mano alzata, adesso rispondo subito, è un po' legato anche a quell'attenzione e impegno che noi mettiamo quando facciamo l'esercizio fisico nel portare attenzione al nostro corpo, ad essere presente nel qui e ora. Perché vi dico questo? Mi ricollego un po' all'ultima volta. Perché è un'ulteriore dimostrazione di quanto tramite la nostra volontà noi siamo veramente in grado di creare una profonda trasformazione benefica nel nostro corpo. Le capacità nascoste del nostro corpo tramite lo strumento della volontà sono veramente indefinite. Non è sede di parlare di questo, ovviamente, perché richiederebbe un argomento a sé. Però un aspetto su cui vorrei farvi soffermare un attimo l'attenzione, questo era detto da un video che è girato fino a un po' di tempo fa su WhatsApp, su Facebook, ed era molto interessante. Parlava di una ghiandola in particolare che noi abbiamo nel nostro cervello, che è la cosiddetta ghiandola pituitaria. Poi al di là dei nomi questo ci interessa poco. Perché è importante questa ghiandola? Perché c'è una parte di questa ghiandola, in particolar modo la parte posteriore, che si chiama neuroipofisi. Quella anteriore si chiama adenoipofisi, va bene, a noi non interessa tanto.
La parte posteriore di questa ghiandola, questa neuroipofisi, è responsabile del rilascio, non della produzione, perché quella è data dall'ipotalamo, non ci interessa, è responsabile del rilascio di due sostanze fondamentali. Una sostanza è l'ADH, che sta per ormone antidiuretico, che è l'ormone definito chiaramente l'ormone della paura, è l'ormone che noi produciamo quando ci troviamo nella classica situazione combatti o fuggi, no? Che è un po' legato anche alla noradrenalina, è l'ormone della paura, ma è anche l'ormone della paura legato all'angoscia, legato alla paura che proviamo quando un parente ci dice che il coronavirus è imbattibile. Allora ci viene un'angoscia, avvertiamo questa forma di paura dentro di noi. L'altra sostanza che produce la neuroipofisi è l'ossitocina, che è l'ormone opposto, che è l'ormone dell'amore. È l'ormone che noi proviamo quando abbracciamo una persona che amiamo profondamente o quando semplicemente a tutti sarà capitato, proviamo una profonda gioia di vivere, siamo felici senza nessun motivo, semplicemente siamo contenti quando siamo con i nostri figli, con i nostri nipoti, quando passiamo dei momenti di gioia. Perché vi dico questo? Perché c'è un aspetto molto interessante. La neuroipofisi, che quindi governa in un certo senso il nostro stato di paura e la nostra sensazione di amore, può produrre soltanto un ormone alla volta. Se produce l'ormone di paura, non può produrre l'ormone dell'amore. Se produce l'ADH, non può produrre l'ossitocina. Il che significa che noi, grazie anche alla nostra volontà, possiamo fare una scelta, possiamo propriamente scegliere di vivere nella paura o scegliere di vivere nell'amore. E l'impatto di questo è un impatto che ha 360 gradi sul nostro corpo, sulla nostra mente e su tutta la nostra vita. Ci tenevo a dire questo perché per me è un aspetto molto importante. Adesso vedo una mano alzata, Francesco, giusto? Vedo, non so se è stato fatto volontariamente oppure no. Involontariamente all'inizio. Ah, ok, come non detto, va bene. C'è soltanto allora, una domanda di... Cristian, sono Tina. Ciao Tina. Ciao Tina. Ciao. Cristian, Fabrizio, sicuramente ho prodotto una parte di quell'amore ora. Grazie. Grazie, a te. Grazie a te. Ciao. Fabri, se riesci a mettere la visualizzazione con la gallery view. È soltanto che bisogna disattivare i video. Devo chiedere a tutti di disattivare i video. Giulio ci aveva chiesto di lasciare tutti i video attivi, quindi se riusciamo ad attivare tutti i video. Ok, abbiamo messo la gallery view, devi cliccare in alto su gallery view, dipende da te Cristian, perché se facciamo tutto. Ho messo gallery view. Ok, benissimo. Potete attivare tutti i video, se volete. Chi vuole può attivare i video. Ah, finalmente vi vedo tutti in faccia, quanti siete? Molto interessante. Ciao Roberto, ciao Tommaso. Ciao Viviana, ciao Mimmo. Ciao Chris. Ciao. Ciao Andrea. Ciao Cristian. C'era una domanda di cui in realtà avevamo già risposto ieri, dove veniva chiesto da Gianni e Gianna per quanto riguarda la correlazione tra farmaco e attività fisica. Se vuoi rispondere al volo, Fabri. Sì, farmaco e attività fisica è un po' quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Nei vari studi scientifici, pensate, in particolar modo quello del trattamento riabilitativo intensivo, il primo è il dottor Frazzitta, lo scopo propriamente di quello studio era vedere se nei pazienti, soprattutto quelli che avevano effetti collaterali dati dall'abuso di levodopa, quindi la discinesia, tutti gli effetti collaterali che poi richiedono oltretutto l'assunzione di farmaci sui farmaci, cioè l'eccesso di levodopa che mi provoca la discinesia mi obbliga poi a dover assumere il farmaco contro la discinesia, diventa una sorta di chiodo schiacciachiodo. Era proprio quello di dimostrare come poter sostituire l'assunzione di levodopa con, come dicevamo prima, la produzione di dopamina endogena. Per chi non lo sapesse, quando parlo di produzione di dopamina endogena, parlo della produzione della dopamina che produciamo noi con l'attività fisica. Quello studio lo ha proprio dimostrato, in quanto il campione di pazienti, che non erano di 20 pazienti, molti di quei pazienti hanno avuto una riduzione dell'apporto di levodopa
grazie all'aumento di attività fisica, che in quel caso chiaramente era mirata, era un'attività fisica intensiva, specifica, in quanto la levodopa non avevamo più bisogno di assumerla, ma la producevamo spontaneamente. E non è solo una questione di risparmio economico, di farmaco, ma la cosa curiosa è che quando io faccio attività fisica, e guardate, come dicevamo prima, utilizzo la mia volontà, perché sono io che decido di fare attività fisica, metto in moto un movimento, magari un movimento complesso di equilibrio, di stabilità posturale, o faccio attività aerobica che produce ancora più dopamina, questa dopamina che produco io entra in un preciso sistema che mi aiuta anche nell'apprendimento del gesto motorio o nel riapprendimento del gesto motorio. Quindi tutto si mette in ordine. Guarda caso, quando io abuso, parlo di abuso perché chiaramente la levodopa è importante, va assunta, è il dosaggio quello che importa, quando io abuso di levodopa, la dopamina artificiale, appunto prodotta dalla levodopa, va a crearmi uno scompenso, mi fa disimparare il gesto motorio, perché non l'ho prodotta io, è qualcosa di artificiale dall'esterno. Tutto quello che io produco endogenamente, spontaneamente, è tutto più naturale, tutto più armonico all'interno del mio corpo. Quando io vado ad assumere dopamina dall'esterno e poi cerco di fare un esercizio motorio, un gesto motorio complesso, io mi trovo ad avere non solo discinesie, anche disturbi posturali, disturbi di coordinazione motore, viso-spaziale. E io ne abbiamo avuti tanti di pazienti che hanno avuto questa problematica. Se posso Tommaso, una cosa? Io ho subito il primo intervento di angioplastica il 17 gennaio. Sì. Il primo intervento di angioplastica. E il secondo il 9 febbraio, 9 marzo. Praticamente in quel periodo non ho fatto ginnastica per niente. Ne ho seguito le conseguenze. Adesso vedo le conseguenze. Cioè, per mesi senza fare esercizio fisico, dovuto alla permanenza in ospedale e alla degenza in casa, eccetera, non ho fatto ginnastica, ora sto subendo le conseguenze. Grazie a voi, mi sto riprendendo piano piano. Sono contentissimo, Tommaso, grazie per la tua... per il tuo feedback, sono veramente molto contento. E sì, è proprio come ha detto Tommaso, il movimento è vita in tutti gli aspetti, non solo in quello nella malattia di Parkinson, dovete vedere un po' anche, ne parleremo magari la prossima volta, il movimento è la vita in tutte le cose, lo è nella natura, lo è nel nostro corpo, questo non è solo una filosofia così esistenziale, è importante riflettere anche quando io devo fare una scelta. Allora, devo fare una scelta legata a questo tipo. Capisco che tutto funziona legato al movimento. Tutto quello che si muove, vive. Tutto quello che si ferma, muore. Allora, io anche in base a questo simbolo, capisco e tante volte posso decidere come scegliere, come muovermi nella mia vita. E allora capisco che so che l'attività fisica, e ci credo che l'attività fisica mette in moto tutto il mio corpo. Mio padre, una cosa molto saggia, dice sempre... importante non fermarsi mai, sia da un punto di vista mentale, e ormai si sa, no? Mantenere la mente attiva aiuta a vivere 100 anni, sia da un punto di vista fisico. Se ricordi, ti dissi che a me è passato il tremore alla gamba e alla mano in seguito all'attività fisica. Esatto. Allora, Fabrizio. No, ma io. Sì. Io se dovrei parlare. Un attimo, parlate una alla volta perché sennò si sovrappongono le voci. Occhio, se non dovete parlare non attivate i microfoni, altrimenti si crea un caos infernale. Sono grazie, vorrei soltanto dire una cosa. Grazie Fabrizio, ripetetelo sino alla nausea, sino a che avrete le forze per farlo. Ripetete sempre tutto quello che avete detto, che è efficacissimo. Grazie a te. Fabrizio, grazie. Fabrizio, sì. Ciao, sono Chiara. Volevo farti una domanda. Prima hai parlato di una ghiandola cioè io mi sveglio la mattina e non ho voglia di fare niente proprio. Certo. Come, cioè, non lo so, è una ghiandola, non lo so che cos'è, però non ce la faccio a fare le cose che devo fare, tipo svegliarmi, fare colazione, queste cose. Allora, rispondo a Chiara a questa domanda molto personale e diretta, ma penso sia utile rispondere anche a tutti per questo. Non esiste la ricetta,
è la soluzione, non ve la può dare nessuno, non ve la posso dare io, né tantomeno, così come non esiste la ricetta, non esiste neanche la singola causa. Non pensate, non pensiamo, quando abbiamo un tipo di problema, che il problema sta là, spingiamo il pulsante e risolviamo tutti i problemi della nostra vita. Non è mai possibile una cosa del genere. Richiede sempre un impegno, ma come dicevamo, multidisciplinare. Quindi sicuramente, rimanendo in questo contesto, perché la domanda un po' che ha fatto Chiara trascende un pochino anche l'argomento di oggi, chiaramente, di cui si potrebbe parlare, chiaro, tantissimo, l'attività fisica è un forte elemento antidepressivo. Perché dico, parlo di questa parola antidepressivo? Perché spesso può capitare a tutti, capita un po' anche a me, alzarsi la mattina e non aver voglia di fare niente. Anche quello ha una risposta a livello, da un punto di vista della dopamina, ha una risposta da un punto di vista ormonale, a un punto di vista fisico, però non possiamo pensare che la dopamina e gli ormoni siano la causa della depressione o del malessere o dello stato d'animo che non ti fa alzare la mattina. Ma è lo stato d'animo di malessere che fa comportare la dopamina in questo modo. Ho preso la dopamina come esempio, chiaramente. Quindi non pensate che la causa sia nel nostro, in un organo preciso, perché siamo noi la causa dei nostri organi, da un punto di vista psicologico. È molto importante questa cosa. Ecco perché io lavoro tanto sull'aspetto psicologico. Perché l'aspetto psicologico spesso è la causa, non la conseguenza. Infatti io sono depressa, quindi... Allora. Va bene, Fabrizio, poi ci sentiamo privatamente per quella cosa? Va bene, ci sentiamo privatamente. Va bene, ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Allora, vi fermo un attimo perché dobbiamo, si è fatta una certa ora, dobbiamo dare la parola a Giulio che ci aveva chiesto un attimino di intervenire. Giulio, ci sei? No. Ok, perfetto. Ti lascio la parola, Giulio. Buongiorno a tutti. Io non so quanti mi conoscono di voi. Io mi chiamo Giulio Mantacea e sono il presidente del Comitato Italiano dell'Associazione Parkinson. Sono una persona che, insieme a Fabrizio e a Cristian, ha fatto partire questo sistema, questa divisione online. Questo strumento che noi abbiamo pensato perché io sto parlando da Verbania, dal Lago Maggiore. Ovviamente ci sono tantissime funzioni che una fascia d'età abbastanza alta. E quando questo maledetto virus sono si è risultato il primo problema molto importante, sono le persone vivono in montagna, le persone vivono in paesini sperduti, quindi il problema di portare di spesa non c'è solamente il problema della solitudine. Giulio, io per quello, sì, dimmi. Non si sente tanto bene, non so se riesci a dare il microfono perché non si capisce bene. Magari Cristian muta tutti e demuta solo Giulio. Bravo. Così. Già fatto. Bravo. Vai. Ho visto con i miei occhi, quasi l'abitudine di stare in casa, di stare nei paesini perduti, le vicine, le mangiare, anche che parliamo di montagna, anche fosse difficile per lungo. Poi c'è una diversa dell'Italia, che noi abbiamo delle associazioni tutte Italia, e parte del Parkinson Puglia ma le nostre direzioni. Poi c'è questi due ragazzi, sono veramente due ragazzi fantastici. Io ho fatto questo Cristian, veramente gli ho un ringraziamento in bocca al lupo, che hanno dato proprio un corpo di forti, ma io vorrei, oltre a ciò, io vorrei che loro diventassero, che voi diventaste, un esempio per gli altri, perché per voi in questo senso 52 siete collegati in questo sistema, ci sono altre migliaia di persone che stanno a casa. Si stanno collegando, che non sanno neanche che esiste lo sistema. E voi capite che anche queste piattaforme andrebbero messo in piedi, può lavorare per tutti quanti. Se noi dobbiamo trovare anche 50 persone, cioè almeno 500, non cambia. E questa è la cosa più potente di questa piattaforma. Quindi io adesso indietro, gentilmente, proviamo se ci riusciamo. Allora, apriamo i microfoni, vorrei che voi ci stiamo un saluto a tutti gli altri partizionali che saranno in Italia, che per esempio sono da soli, pensa di essere soli, non si facciamo assolutamente esperienza. Giulio, ti faccio un attimino perché io sono riuscito a seguirti, però andava e tornava, quindi faccio un... Giulio ha praticamente detto che questo progetto ovviamente è nato sia dall'iniziativa ovviamente del Comitato Italiano Associazione di Parkinson, è nata quindi poi questa collaborazione con Rigenera PS, con...
l'Associazione Parkinson Puglia e quindi in particolar modo con me e con Fabrizio. Ha fatto i complimenti a me e Fabrizio, diciamo, per quello che facciamo e ha soprattutto ringraziato tutti voi di essere qui presenti e ha chiesto ovviamente di far sì che questo messaggio arrivi a più persone possibili e per far questo ovviamente è importante il vostro ruolo nel diffondere questa informazione. E oggi per diciamo lanciare un messaggio proviamo ad attivare tutti quanti i microfoni e i video e fare un saluto tutti insieme in modo tale che riusciamo a registrare questa cosa, giusto Giulio? Ok, allora attiviamo tutti i video. Cristiana, quale frase vogliamo dire? Ce la faremo? Mamma mia. Ce la faremo, sì. Allora, la frase diremo, tutti quanti insieme diremo ce la faremo, al tre, ok? Ok. Uno, due e tre, ce la faremo! Ce la faremo! Faremo. Ciao! Grazie, io ovviamente sono la nostra notte, veramente commosso, vi ringrazio di parte, siamo un numero eccezionale. Però divulgiamo questa cosa, è importante, siamo agli altri, okay? Aiutateci a fare questo. Per un'altra cosa, riuscire a fare una cosa dalla Sicilia a Udine, cioè vuol dire, è clamoroso. Giulio, se posso dire, ci sono molte persone anche che non riescono ad accedere al collegamento con Zoom perché non riescono a installare l'app. Allora, grazie, se voi possiamo divulgare anche quell'altro discorso. Una cosa mi diceva proprio in anteprima, Luca, questa persona che vede qua, Luca Berti, è un amico professionale. Se è scritto fosse in italiano sarebbe meglio, perché io ho mia figlia accanto che viene a collegarmi, da solo non ci riesco. Abbiamo interpellato la ditta Aerovoluce che sta a Londra, c'è versione in italiano. Nel frattempo però lui ha fatto un video che ci spiega come farlo, anche in inglese, dai, pubblicheremo più tardi. Comunque diteci tutti i problemi che avete, poi noi come detto siamo molto operativi, risolviamo. Giulio, ti si sente male perché va a scatti la voce. Comunque, quello che è stato detto è praticamente che è stato già chiesto alla ditta, quindi occhio chi ha bambini, diciamo, non si sente. È già stato chiesto a Zoom di creare l'applicazione in italiano e quindi si possa accedere. Comunque stiamo provvedendo, in particolar modo Giulio sta provvedendo, alla creazione di un tutorial in italiano per accedere alla piattaforma. Appena sarà pronto poi ve lo invieremo. Luca Berti. Grazie. Luca Berti. Ciao. Grazie, sarà pronto. Non so se posso dare il link adesso, Giulio, lo vuoi dare tu? Lo do io. Ok, dallo tu. Okay, dallo. Questo per la prossima volta, seguendo il link, seguendo il tutorial, si possono apprendere delle nozioni di base per installare il prodotto e per usarlo in modo molto, molto basic. Grazie Luca, grazie. Ok. Ok. Va bene. Se nient'altro, vi ringraziamo tutti e ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao Anto. Ciao. 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 Grazie.